Buonasera, buongiorno, buon quello che vi pare. Benvenuti, nuovo video de Magnà. Ciao a tutti. C'è Lapo come sempre. E oggi secondo video di questa, non so se è una serie. Però secondo video del cibo, del mangiare. Lasciate mi piace. Lasciate mi piace, mi raccomando, perché io per questo video quanti like chiediamo? 30 like come lo scorso video. Dobbiamo rientrare nel budget. Nel budget, perché pure questi un rene. L'altro rene l'abbiamo tolto, quest'altro è a metà. E quindi 30 like, proviamo le bevande, quelle un po' strane, per tutte. Sono sempre americane, ma tipo la Fanta all'ananas oppure altre bevande che non vi spoilerò. Le porcherie americane però che si bevono. E quindi siamo qui con la grande richiesta, la grande non è vero, però gli snack americani. Finiti? No. È rimasto un immenso. A posto, scatola, la buttiamo. E niente, quindi senza perderci chiacchiere come sempre. Iniziamo. In questo video non daremo né voto né niente, ma ci saranno gli snack approvati e gli snack non approvati. Io proverei il mini Oreo. Il mini Oreo. Andiamo con il mini Oreo. Vai, unboxing. Allora, Okay. Allora qui si dopo spostiamo. Venga. Ah, questi, però mi sembrano che questi si vendono anche in Italia, quindi. No, questi si vendono in Italia, ma quelli normali. Ma quelli normali. Questi, anche se è vero, su quelli a cioccolato, perché dentro sono. Sono così, in questa maniera, non sono bianchi, ma sono a cioccolato, appunto. Quindi, proviamo. Classico Oreo. Cambia niente. Ma i Oreo non piacciono. Sono quelli, i ringoli, il cioccolato mischiati con gli Oreo. Esatto. Però a me non fanno impazzire. Io dico, per me è disapprovato. Secondo me pure, perché tanto sono simili agli Oreo normali. Disapprovato per entrambi. Quindi vai col prossimo prodotto. Procediamo con Oreo Bagnadas. Oreo Bagnadas. Mi sembra più spagnolo che americano comunque. Sì, infatti, ma questi. No, questi vendono pure in. No, questi si vendono in Italia, però. Vedete, questi sono al cioccolato. In Italia si vendono quelli ricoperti di cioccolato bianco. Adesso. No, ma in teoria, però, secondo me non è questa la vaniglia che sto sui Oreo. Secondo me questa è un'altra. Secondo me. Boh, proviamo. Proviamo. Ragazzi, allora, unboxiamo tutto. Allora, prego. Questa sembra la galletta di Blur di Alex Theory. Allora, proviamo, Io ho provato già quelli ricoperti di cioccolato bianco. Io anche. Come stessa cosa per il primo. Cioè, un ringo unito a un Oreo. E per me è disapprovato comunque perché è lo stesso sapore. Allora, stessa identica cosa. È un Oreo classico con una copertura di cioccolato che gli dà un tocco in più, però. Niente di che. Niente di che, quindi Oreo normale. Disapprovato anche per me. Vai col prossimo prodotto. Allora, col prossimo prodotto abbiamo la lavoretta di cioccolato all'M&M's. Non so, questo mi sembra che le vendono anche in Italia, ma questo è scritto crispy. Qui è scritto, esatto. Quindi. Allora, dall'apertura mi sembra di aver visto del riso soffiato. Sì, infatti mi sa che c'è anche il riso soffiato. Allora, spezziamo. Vai, porca miseria. Allora, dentro è una classica parete di cioccolato con il riso soffiato. Però adesso andiamo a vedere se è più buona delle classiche. Spacca. Sì, spacca veramente. Perché? Cioè, il riso soffiato, il pezzo di M&M's. Qui c'è una puntina verde, credo che sia un M&M's. Veramente molto, molto buono questo. Sembra i Kinder cereali, ma con gli M&M's. Quindi è proprio una costata proprio buona. Non l'ho provato. Pure per me. Era un piccolo fermo, sono messo. Taglia. Prossimo prodotto. Come prossimo prodotto abbiamo gli Skittles, però Crazy Sour. Cioè, come si dice? Gusto pazzo. In Italia si vende, non so se questi si vendono in Italia, no. Io ho visto quelli rossi. In alcuni autori li ho visti. Io pure, quindi non lo so, però non l'ho provato mai. Quindi, esatto, anche io. Prego, spacchetti. Allora,
Uno è lei. Mi chiedo tre. Allora, ok, ne ho preso due viola e uno verde. Io due verdi e uno viola. Perfetto. L'ultimo su duri. Ci sono tremendo, so. Ah, io non l'avendo mai provato, dicevo che ero tipo. Gli Smarties. Gli Smarties. Che erano. Che? Cioccolato, invece questi sono proprio duri dentro. Cioè, come se fosse una gomma da masticare, però si muove in goglia. Comunque spaccano dentro il cuore. Sì, è vero. L'ho provato, l'ho provatissimo. Che poi. Gusto pazzo, perché ognuno è diverso. Mi serve molto il sapore. No, peccato uno. Frizzica un buchetto pure. Sì. Non ce n'hanno qui. Vediamo pure questo. Però. Sono buoni. Per me, promossi. Per me pure. Prossimo prodotto. Allora, come prossimo prodotto abbiamo i Twix White, che dovrebbero essere Twix cioccolato bianco e caramello. E biscotto, se non sbaglio. Sì, biscotto sempre. Allora, procediamo con l'unboxing. Ecco, giusto. Prendo adesso. Allora, prego, prenda un pisellino lei. Io prendo questo. C'ha le fregne. One eternity later. Allora, questi sono Twix, come abbiamo detto, al caramello, biscotto e cioccolato bianco. Allora, dentro. Porca miseria. Guarda che roba. Allora, classico biscotto con cioccolato e caramello. Proviamo. C'è una botta di zucchero incredibile. Sì. Però è buonissimo. Allora, se devo dirla tutta, un po' il caramello maschera gli altri sapori. Però a me non dispiace. A me non. Invece questo qui pensavo, mi aspettavo meglio. Quindi per me questo non è promosso, bocciato. Per me è promosso. Prossimo prodotto. Prossimo. Abbiamo il prossimo prodotto. I Fan Dip. Che okay. Dovrebbero essere piedi divertenti. Adesso, Dip dovrebbe essere piedi. Boh. Non penso siano. Non penso ora siamo piedi. Ma infatti senti qua, senti come un blocco solido, io ho paura. Sono tipo i crazy dip, credo siano. Oppure con le frizzi pazzi, vai a blocco. Senti come si apre. Ma cosa c'è in mezzo? Cioè, sento due blocchi duri all'estremità e un coso dritto in mezzo. Lasciamo stare. Che roba è? Oddio, è un mega supposto. Cane, non si riesce a capire un. Allora ragazzi, questo prodotto, voi non l'avete visto perché la registrazione si era interrotta, abbiamo fatto un fail, però abbiamo dato un piccolo assaggio e fa veramente schifo, cioè sì. C'ha un sapore terribile. Adesso lo andiamo a buttare via perché veramente quindi... Bocciatissimo. Io ho bocciato, cioè io avevo dato promosso perché però ho provato la polvere. No, io pure, ho dato bilanciato più o meno, ma... Fa schifo. Bocciatissimo. Bocciato, lo vado a buttare via. Prossimo prodotto. Perché è rimasto un po' sbagliato? No, buttalo. Butto via tutto. Io sono sbagliato tutto, ma domani per esempio è un tumore. Abbiamo, double fail, abbiamo il prossimo prodotto. Reese's White. Che c'è? Allora, di Reese's ne abbiamo due. Abbiamo questi white e questi... Dovrebbe essere con i pretzel. Non lo so, io i Reese's non li ho mai mangiati. Reese's White 2, sono due. Peanut butter, quindi credo che siano con anche di cosa esatto. Allora. Apri. Porca miseria. Che sono tipo tortine. Vai. Se sembra le candele. Se sì, sembra una candela, sembra. Guarda. Oddio, sì, c'hanno. Sì. Odorano. Cioè. Oh, c'è un odore fortissimo. C'è odore di cosa? Di burro d'arachidi. Di burro d'arachidi. A me piace un boss il burro d'arachidi. A me non è che fa impazzire tanto, allora, cioè. Porca miseria. È burro d'arachidi ricoperto di cioccolato bianco. Proviamo. Veramente. A chi non piace il burro d'arachidi lo sconsiglio perché è solo burro d'arachidi. Esatto. A me non fa né caldo né freddo. Sto bilanciato, non è né bocciato né approvato. È una spunta non verde, una spunta bianca. A me piace molto il burro d'arachidi e c'è un contrasto con il cioccolato bianco che mi fa impazzire. E quindi per me è approvato. Perfetto. Prossimo prodotto.
dopo i Reese's al peanut butter abbiamo i Reese's al Razzle Big Cup. Sarebbe tipo quello di prima, però credo che con dentro sta burro d'arachidi e Brezel. Però mi sa che è solo uno, però più grosso. Vabbè, ce lo dividiamo tanto. Io ne provo un pezzetto che, come ho detto prima, burro d'arachidi non sono un amante. Infatti ne è solo uno. Si presenta così, un po' baccato. Vai. Allora. Moltissimo odore di burro d'arachidi come prima. Proviamo. Il sapore è più o meno lo stesso, solo che si sentono un po' di note salate del Brezel. Però a me come prima non fa né caldo né freddo. Per me è provato. Non mi piace questi abbinamenti tra dolce e salato del Brezel. Prossimo prodotto. Allora, vi volevamo dire anche che e alla fine del video faremo elencheremo la lista dei più buoni dal primo da quello che ci è piaciuto più di tutti all'ultimo al peggiore grazie. E quindi vi ricordiamo che ovviamente di lasciare like, di iscrivervi e di attivare la campanella, però a 30 like proveremo le bevande, quelle americane, le porcherie americane che si bevono. Possiamo passare all'ultimo prodotto, cioè gli Hershey's Cookies and Cream Marshmallow. Qua è dolce come wow. Apriamo. Allora, la scatola qui si presenta bene, c'è scritto io sono 6 biscotti, uno impilato sopra l'altro. Esatto. Prendo questo. Io prendo questo qui attaccato veramente. Cookies. Direi che è bello un gozzato di roba. È tipo un Oreo con la vaniglia, il biscotto dentro, dieteci. Allora, la vaniglia il biscotto, la vaniglia è ricoperto di cioccolato bianco con un po' di pezzetti di biscotti. Sì. Proviamo. Secondo me questo spacca bene l'Oreo. Sì, lentamente. Perché cookies and cream marshmallow credo che stia per cookies and cream, però questa qui non è vaniglia, quella classica è quella tipo dei gelati, infatti proprio apposta, buona, veramente molto buona. Poi ci stanno i pezzetti di biscotto, appunto, molto buoni. Buoni, approvato, perfetto. Quindi possiamo passare alla classifica, finale. Allora, abbiamo finito, stiamo in dirittura di arrivo. E adesso passiamo alla classifica generale, diremo quello che ci è piaciuto di più e quello che ci è piaciuto di meno. Allora, concordiamo che quello che ci è piaciuto di meno è quello che non siete riusciti a vedere, non so cos'era. Quel piccolo fail che... Esatto. Invece, quello che ci è piaciuto di più sono due. Allora, ci sono gli Hershey's e le varette alle ananas. Allora, questi sono quelli che si contendono il primo posto. Allora, insieme agli Hershey's, gli M&M's e gli Hershey's. Quindi, allora, noi li abbiamo provati. Secondo noi sono una bomba tutti e due. Non lo so, voi provate a scrivere nei commenti. Secondo voi, a vista, quelli che vi ispirano di più. Esatto, tanto ci avete sentito pure noi quello che abbiamo detto. Vedete voi, scrivetelo nei commenti, oppure se è la premiere scrivetelo qui sotto, comunque. E niente, vi ricordiamo che a 30 like facciamo il video delle bevande americane. E niente, lasciate like, iscrivetevi. E attivate la campanella. Perfetto, noi vi salutiamo da Lapo e da Alessio, è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. E niente. Ciao.